Non erano nuove situazioni del genere i quattro arrestati poco dopo la mezzanotte di venerdì a seguito di una rapina messa a segno nell'abitazione di un quarantenne della Valle Imania. Due dei presunti autori, un egiziano di 29 anni e una romena di 30, erano già stati arrestati per un colpo simile a Cologno Monzese il 22 gennaio 2021. Il gruppo di giovani era solito pubblicare annunci su un sito web specializzato in incontri con escort, presentandosi poi, stando all'accusa, con la pretesa di farsi consegnare dalla vittima il denaro in possesso, anche con maniere forti. Allo stesso modo sarebbe avvenuto lo scorso venerdì, quando a casa del quarantenne bussarono in tre, mentre uno rimaneva ad attenderli in auto. La vittima, vedendoli arrivare in tre, giustamente spaventato, si era barricato in casa. A quel punto il gruppetto tentava di scardinare la porta, convincendo il padrone di casa ad aprire, al punto tale da ritrovarsi minacciato con un coltello e costretto a consegnare 600 euro prima di darsi alla fuga. Segnalato l'accaduto, i quattro venivano bloccati dai carabinieri mentre cercavano di dileguarsi a strozza. Ieri gli autori del gesto, tra cui una romena di 21 anni e un connazionale di 22, tutti residenti nel milanese, hanno fornito la loro versione dei fatti. Avrebbero raccontato che il quarantenne ubriaco iniziò a minacciare con la pistola la ragazza che si stava appartando con lui e loro sarebbero intervenuti per difenderla. Dell'arma da fuoco i militari non hanno trovato traccia, né nel verbale si parla di stato di ubriachezza della vittima. Il GIP ha convalidato gli arresti, disponendo il carcere per i due uomini e l'obbligo di dimora per le due donne. Del caso si era occupato anche il consigliere regionale della Lega Alex Galizzi, che con determinazione aveva condannato quanto accaduto.